Sopralluogo del presidente della regione toscana Enrico Rossi a Pisa e Livorno per vedere con i propri occhi a che punto sono le opere di manutenzione del fiume Arno, dei canali e della foce armata dello scolmatore. Prima tappa Cisanello alla cateratta di San Biagio sull'Arno. Qui sono stati presentati i lavori di manutenzione affidati al consorzio di bonifica Basso Valdarno e finanziati dalla regione. Io ci tengo a dire che non sono opere sporadiche, ma fanno parte di un progetto che mette a disposizione per gli investimenti qualcosa come 80 milioni tutti gli anni. Tutti gli anni spesi, non di parole. Vuol dire che nell'arco di 10 anni cambia la sicurezza idraulica della Toscana. Poi la visita alla sede pisana del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa. Dopo la riforma la regione ha riassorbito le funzioni in materia di difesa idrogeologica e la riorganizzazione ha permesso di affrontare gli interventi programmatici tramite la collaborazione di comuni e consorzi. Un modo per rendere continua e costante la messa in sicurezza del territorio. Intanto il nostro compito essenziale e fondamentale è effettuare la manutenzione ordinaria sugli argini, sui corsi dei corsi d'acqua assegnati e in più di mantenere le seconde categorie idrauliche sul finanziamento della regione. Questa è una stagione importante perché è la stagione della svolta manutentiva in tutta la Toscana. Credo sia un compito delicato, importante, che i consorzi portano avanti con coerenza su tutto il territorio. All'impianto idrovoro, la Paduletta di Livorno, gestito dal consorzio di bonifica Toscana Costa, c'è stata la presentazione del progetto Fiumi Coscienti, progetto che va a contrastare la disoccupazione e finanziato dalla regione. L'ultima tappa del tour del presidente Rossi è stata alle porte vinciane del canale Navicelli e ai cantieri della foce armata dello scolmatore d'Arno, tra Pisa e Livorno. Importante opera anche questa, che oltre ad essere sul mare ha una valenza idraulica perché facilita il deflusso delle acque dello scolmatore ed è l'inizio di tutta una serie di lavori che riporteranno in piena efficienza lo scolmatore d'Arno, che garantisce peraltro la sicurezza sulla città di Pisa perché in caso di piena le acque vengono deviate nello scolmatore. L'importo dei lavori è di 9 milioni di euro finanziati dalla regione con la partecipazione di fondi statali e dell'autorità portuale di Livorno.